Inizia la seconda partita della seconda giornata, ci prova subito Cimmino, rimessa laterale. Marco, siediti. Ma perché è lungo? Vai, sì, molto. Sai come è tutto qua? Parisi. Parisi, no, ma allora Marco, io devo allora Marco, io devo andare a casa. Ma tu stai calmo, va buono. Gambardella guadagna un calcio di punizione, Talotti alla battuta. Gambardella, Talotti. Pallone governato bene dal piccolo di Gambardella. Raya testa in due tempi, blocca e serve Capano che sale con il sinistro. Il tiro di Capano, Giancola si stende, ma il pallone va a finire comunque lontano dalla sua porta. Talotti fa accenno di salire, Gambardella, buono il colpo di testa di Cimmino. Capano, vicino a lui c'è Parisi, viene servito. Parisi, premiato miglior giocatore alla prima edizione del Crono. Parisi con sinistro. Va via al pressing del capitano Gambardella. Cimmino all'indietro, Tisci, pallone che è uscito adesso. Raya ferma il pallone, serve Giancola, il suo portiere, allarga il gioco per Talotti, una finta di sinistro, Tisci allontana il pallone, Talotti, Gambardella, si accentra Gambardella, il pallone per Salvatore, testa, si allunga e blocca questo pallone. Cimmino, Tisci con il numero 10, serve male il suo compagno di squadra Capano. Cimmino, buono il pressing, Capano contro Giancola, si fa ipnotizzare, c'è fallo qui su Parisi. Tisci, uno solo in barriera, Tisci, la parata di Giancola, buono il tiro di Tisci, eh. Capano, dalla rimessa laterale, ferma il pallone, serve ancora Tisci, Capano una serie di finte, Parisi si gira in mezzo a due, non riesce a mantenere il possesso, contropiede, Gambardella una finta su Tisci che però non lo perde, Gambardella entra in area, ottima l'uscita di testa qui. Raya allarga il gioco per Talotti. Una deviazione di Gambardella, laterale per gli arancioni. Ragazzi, per favore, potete sedere. Lui. Grazie. Parisi, buono il controllo al cerchio di centrocampo. Una serie di finte su Raya che però non lo molla. Parisi, serve il proprio capitano Cimmino che prova con il rasoterra. Talotto, Gambardella, un velo per Raya non capito dal suo capitano che era in ritardo su questo pallone. Parisi, Cimmino, vicino a lui c'è Capano, il numero 7, viene servito su di lui Pasquale Gambardella, all'indietro Capano, pressing su Capano, Cimmino di prima, Tisci non ci arriva, deviazione, ah non avevo visto, c'è una deviazione a favore della Nereide. Tisci, Parisi perde palla, ancora rimessa laterale per gli arancioni, Tisci perde palla, Parisi, buono il controllo di testa, pallone che arriva a Tisci dal rinvio del portiere, Tisci il controllo del numero 10, si gira, prova il tiro, Raya, Talotti, ancora Raya, Gambardella, Pasquale, Capano, buona difesa, rimessa laterale per la Longobarda, Raya, faceva segno di servire il portiere, lo fa lui, Giancola col sinistro, larga il gioco per Talotti che sale,
Gambardella ancora a Talotti. Buona la difesa di Cimmino. Laterale per la Longobarda. Quinto minuto, c'è il cambio. Esce Raia. Allora, esce Cimmino e entra Spola. Esce Gambardella Pasquale ed entra Pugliese. È uscito anche Raia ed è entrato Amodeo. Pugliese sulla destra, il tiro, ci mette le mani, testa. Ancora calcio d'angolo qui, Talotti, pallone morbido, Amodeo, il tiro, la grande parata di testa. Talotti, fuori area, Amodeo al volo, rimessa laterale per gli arancioni. Spola Parisi, viene servito Spola dopo che Spola all'esterno, una punta, insomma, comunque non va a buon fine il suo tiro, il suo tentativo. Talotti, Pugliese, Gambardella chiede l'1-2, Spola non ci arriva, Pugliese, rimessa dal fondo, testa per Parisi che si ferma e consente a Gambardella di tirare. Un po' spento Parisi in questi minuti di gioco, forse sta un po' soffrendo il freddo. Capano, Spola di prima, passaggio non riuscito per il numero 7, Pugliese, Spola, ottima la difesa, prosegue l'ex portiere degli arancioni. Rimessa laterale, cambio battuto, doveva fermare il pallone. Sputa Gambardella, già stanco. Se una luta proprio, Ma si sente. Lo sai. Ma quello fa anche la telecamera con le parolacce. Talotti, la rincorsa, tiro deviato, calcio d'angolo per la Longobarda. Settimo minuto di gioco, ritmi altissimi tra le due squadre. Partita bella ed equilibrata. Amodeo sbaglia il controllo, per cui passa all'indietro al proprio portiere Giancola, che esce dall'area. Il pallone raso terra per Gambardella, fa salire Talotti, il tiro di Talotti a lato del portiere Testa, che adesso prende il pallone e serve Capano, davanti a lui c'è Parisi, non viene servito, si interessa dell'azione Parisi in questo momento. Capano fa tutto da solo, perde il pallone Salvatore Gambardella, passaggio per Pugliese, 1-0 per la Longobarda, perde il pallone Capano e impietoso Pugliese segna l'1-0 per la Longobarda. Tisci, il tiro di Tisci, Giancola, Talotti, Gambardella, davanti a lui c'è Spola, tiro deviato, calcio d'angolo qui. Pugliese dalla bandierina, Talotti fa accenno che vuole il pallone, Tisci la devia fuori. Pugliese, pallone all'indietro, Talotti stoppa benissimo il tiro esterno della rete. Parisi, Tisci, Spola allontana questo pallone. Giancola, una spinta di Spola, fallo qui su di lui. Amodeo alla battuta, Salvatore Gambardella indietreggia. Talotti, che le talenti! Amodeo, il pallone proprio per Gambardella, col sinistro Pugliese. Ottima azione della Longobarda. Rientra Cimmino, esce Tisci, esce Talotti e Gambardella.
rientra Pasquale Gambardella ed entra anche Raya. Capano con una mano sul fianco stoppa e passa a Spola, pallone per Cimino entrato al posto di Tisci, pallone per Parisi che forse si rianima qui, scivolata qui di Raya, calcio di punizione qui. Bastato un lampo di Parisi. Parisi col sinistro, Giancola. Buono Gianco. Capano sputa anche l'altro dei fratelli Gambardella, una cosa di famiglia. Capano spola, prova il tiro fuori. Giancola, Raya, prestato da Parisi, Giancola la butta avanti, testa in due tempi la blocca, il lancio lungo Amodeo, buono lo stop di testa, lo stop di Gambardella anticipato da Cimino, Pugliese allargato sulla destra, prosegue, avanza una finta su Spola che non ci casca, pallone per Parisi avanza una finta, ancora una serie di finte da parte di Parisi, si allarga Amodeo, viene servito il tacco di Parisi, Amodeo ancora in disimpegno difensivo, Parisi recupera questo pallone, Gambardella lo recupera, anzi Spola, non c'è fallo qui, prosegue Pasquale Gambardella, 2-0 per la Longobarda, si aggiunge col vantaggio, signore, si aggiunge. Sì, si aggiunge col vantaggio. Spola, Cimino, non si aggiunge, arbitro, Capano si allarga, il tiro di Capano di poco a lato, il suo tentativo. Oh, non li perdiamo in mezzo, Marco. Calcio d'angolo, Parisi, pallone morbido, Pugliese col ginocchio, Gambardella, Spola, il palleggio del numero 21, Pugliese ci mette un piede, Capano recupera il pallone, fallo laterale, Cimino ne rede in attacco, dovrebbero, Spola di forza, ottiene fallo. Zitto Cristian, zitto, zitto. Chi tira? Capano. Il numero 7 alla battuta, 13° il minuto in corso, 2-0 per la Longobarda, ma la Nereide non molla. Capano col sinistro, completamente al lato il suo tiro. Respiriamo, è la primavera. Gambardella, sale Raya soffiando. Cimino, intelligente la sua partita. Pugliese all'indietro, Amodeo prestato da Capano, all'indietro Giancola prestato da Capano, Amodeo, pallone morbido, a vuoto sia testa che Pugliese. Calcio d'angolo, c'è stata una deviazione. Pugliese, Parisi, ancora la devia fuori, Amodeo, all'indietro Raya, il tiro sbilanciato, Parisi un po' a corto di fiato, sì, Cimino, Tisci però fatto chiudo qua, ma io ho fatto la partita, Parisi, Spola, Cimino, buono il pallone per Capano che serve Spola. Raya, pallone per Amodeo, perde palla Capano in qualche modo, Cimino
di poco al lato, calcio d'angolo. No, non è calcio d'angolo, ho visto male, chiedo scusa. C'è cambio, rientra Tisci, entra Capano. Ah no, è calcio d'angolo, l'ho visto bene. Esce Amodeo ed esce anche Pugliese. Tisci! Talotti spazza via. Cimino protegge l'uscita del pallone in rimessa laterale. Testa. Cimino. Deviazione di Gambardella. Fallo laterale per la Nereide. Spola. Spola! Giancola con la mano, la mette fuori. Tisci alla battuta alta, ci arriva Giancola con le mani, vicino per Talotti, pallone morbido con la testa Cimino, partita perfetta per lui in difesa, Talotti. Gambardella, pallone per Pasquale, Salvatore si allunga il piede, c'è calcio d'angolo, anzi no, c'è fondo, ho visto male, Spola, sbaglia il pallone per Parisi, pallone per la Nereide, anzi no, per la Longobarda. Gambardella si è allargata Lotti, Gambardella il tiro alto. Ammonito Cimino. Cimino. Talotti. Testa. Parisi la mette a terra col sinistro, uno contro uno con Raya, Parisi, non in forma Parisi oggi, Talotti, Raya, Gambardella, si allarga Talotti, viene servito, Talotti il tiro, al lato di testa, Cimino. La Longobarda recupera il pallone, Gambardella, Cimino, ancora lui, un muro in difesa per la Nereide. Gambardella, Cimino. Fondo battuto, Cimino. Pallone che arriva a Spola, che col palleggio però purtroppo la fa uscire. Gambardella. C'è una spinta qui di Cimino. Calcio di punizione. Calcio di punizione va Gambardella o Talotti alla battuta. Dovrebbe andare quest'ultimo perché infatti sì, Gambardella si allontana. Talotti al lato. Testa. Si lamenta che i suoi compagni di squadra siano troppo lontani. Cimino. Parisi. Fa salire Tisci. All'indietro Cimino. Spola, il tiro di Spola deviato da Talotti, Raya, ottimo il controllo, Giancola, Talotti, Cimino col ginocchio, non riesce a controllare, fallo laterale. Cambio qui, esce Raya,
ed esce Gambardella Junior, rientrano Pugliese e Amodeo, è entrato anche Capano in luogo di Parisi, credo, no? Di Spola. Capano, ecco, ne è entrato. Va via Gambardella in qualche modo, Talotti però recupera il pallone. Pugliese all'indietro, Talotti, deviazione di un suo compagno di squadra, Parisi, su di lui c'è Pugliese da dietro, Parisi, buono il passaggio per Capano, ottima azione dei due sinistri della Nereide, 2-1, si illumina finalmente il talento di Parisi, 2-1 per la Longobarda, accorciano le distanze gli uomini della Nereide. Amodeo. Giancola pressato, la devia in fallo laterale, onde evitare, diciamo, problemi. Capano. Predica calma Pugliese. Tisci, il pallone sbagliato per Capano. Amodeo scende, ritorna all'indietro. Gambardella, Tisci su di lui, Cimmino lascia andare via Pugliese, Capano, Capano, Amodeo, fallo laterale, Capano vicino, Parisi non capito l'1-2 con il suo compagno di squadra, Gambardella in mezzo a due, fa sedere a terra anche il capitano Gambardella, poteva essere un'ottima azione, testa per Parisi. Capano, si trovano e si cercano e si trovano i due. Capano da lontano. 2-1 ancora il punteggio. 22esimo il minuto in corso. 2-1 per la Longobarda, ma la Nereide non molla per ottenere un pareggio fondamentalmente meritato. Giancola. Fallo laterale. Parisi, Capano vicino a lui. Parisi in mezzo a due. Ottima la chiusura di Talotti. Tisci, Pugliese va via, c'è fallo qui di Tisci, non doveva per forza trattenere, altrimenti sarebbe andato in porta. Freariello, ortaggi in campo qui. Si spiegano le squadre in campo, l'arbitro si allontana per scrivere la munizione, comunque calcio di punizione. Talotti ferma a terra il pallone, Malfitano lo posiziona bene, Amodeo prende la rincorsa, Gambardella anche sul pallone. Amodeo, la rincorsa, Capano, Parisi. Ancora Parisi, il passaggio è per Capano. Aiuto da mettere sotto rete, che ha già camminato. Bene, Talotti, col destro, Pugliese. Pugliese, col tacco, testa, in qualche modo. Confusione in area, Parisi avanza, supera il centrocampo adesso, Parisi una finta su Amodeo, Amodeo ci casca, Parisi col destro, Giancola la devia in fallo laterale, Parisi si è finalmente illuminato, Tisci, Capano vicino a lui c'è Parisi, Capano, scusami, non è cumulativo, Tisci, Parisi al limite del fallo laterale, all'indietro Tisci, pallone, che va fuori, fondo per la Longobarda, Giancola, Tisci recupera il pallone, fallo qui di Amodeo, Tisci. Tisci spara addosso all'avversario, ottiene una rimessa laterale, Tisci, Capano, va via Capano, pallone che danza sulla linea di porta e va fuori. Fischia la fine del primo tempo. Fermiamo qui l'inquadratura con le squadre che vanno
a riposarsi sul punteggio di 2-1 per la Longobarda. No, io non parlo finché non mi dici chi è questo regista. Potresti dare a Gento? Dare a Gento. Dare a Gento, ok. Vogliamo dare a Bellame. Daria o Dario? 2-1, ricomincia il match tra Longobarda e Nereide in arancione. Nereide che non molla per cercare il pareggio contro la Longobarda, che sta momentaneamente vincendo per 2-1 grazie ai gol di Pugliese e di Pasquale Gambardella, adesso in azione. Tiri liberi azzerati, falli azzerati, quindi si ricomincia da zero. Pugliese prova il tiro al lato di testa. Spola una finta su Gambardella, pallone per Parisi, prosegue sebbene Spola sia andato a terra. Parisi 2-2, pareggio di Giuliano Parisi. Chi è Ucess? La foto. Ah, no, fatto la foto. Oh, andate, 2-2, tutto da rifare per la Longobarda. Parisi si è illuminato. Tisci, Spola, fallo laterale per la Nereide, il palleggio di Capano, tiro alto sopra la traversa. Pugliese, ottima la difesa di Spola che prova il tiro. I tifosi non sono d'accordo con Spola, abbiamo sentito chiaramente qualcosa di poco felice sulla sua azione. Testa per Parisi che si accentra, sale Tisci. Parisi, Amodeo la devia in fallo laterale. Tisci, Parisi vicino a lui che, ripeto, si è finalmente illuminato. Calcio d'angolo per la Nereide. Capano si allarga, mantiene il possesso, all'indietro per Testa che senza complimenti la devia, cioè la devia, la butta avanti, incentivando anche Giancola alla probabile deviazione. Gambardella va via al pressing di Tisci. Gambardella, che gol di Pasquale Gambardella, doppietta, 3-2. Grande gol di forza Gambardella. Ancora, licenziata Colucci. Capano, Parisi, Tisci, Spola, Tisci lascia sfilare per il numero 21. Parisi, il controllo col petto. Non c'è fallo qui su di lui. Raya! Ottimo il suo tiro. Testa, Spola, Capano, sale anche Gambardella a dare una mano in fase difensiva. Amodeo allontana, rimessa laterale qui per la Nereide. Testa per Tisci, vicino a lui c'è Spola. Tisci preferisce passare in avanti, ma il pallone è preda di Amodeo. Pugliese di prima, Spola di testa, Parisi cerca di mettere a terra, in mezzo a due, una spinta, c'è il calcio di punizione qui. La Nereide. Tisci. Scuole zitto! A destra, Marco, è solo, Marco! A destra, Marco, caso le scacci! Vado, prossimo, anche dopo! Giuro! Tisci deviato da Gambardella il suo tiro, testa la rincorsa, fallo laterale. Bravo, non rischia, bravo! Amodeo. Bravo! Spola con la testa, Capano col destro, se lo allontana troppo il pallone. Il cambio, chi?
Cambio per le squadre, esce Tisci, entra Cimmino, esce Amodeo, entra Talotti ed esce Pugliese, entra Salvatore Gambardella. Pasquale adesso serve Talotti. Gambardella di prima per Pasquale, 1-2 ancora, riuscito Gambardella, cerca di entrare in area, spola il doppio controllo. Capano, ottimo il suo di controllo, Gambardella però torna e la devia in fallo laterale. Capano alla battuta in mezzo per Spola, il controllo di quest'ultimo col sinistro, a lato di poco il suo tiro. Ancora 3-2 il punteggio per la Longobarda. Raya allarga il gioco per Gambardella, pressato da Capano, non c'è fallo su di lui, prosegue il gioco, Gambardella va via al capitano Cimmino che dopo torna, consente al portiere di uscire ma non colpisce il pallone, per cui è calcio d'angolo per la Gambardella. Pasquale per la Gambardella, per la Longobarda, Talotti al volo, ottima la coordinazione, testa vicino per Parisi che controlla con il suo piede preferito, Spola, continua Spola, fa tutto da solo col sinistro, ciao Simo, Gambardella, pallone per Talotti dopo Giancola, c'è fallo qui di Spola su Gambardella, Gambardella controlla, fa fuori Capano, Cimmino può controllare, Spola cerca di inventare qualcosa per Parisi che però non coglie. Gambardella, il tiro da fermo, c'è una deviazione qui, testa però si arrabbia. Raya da solo non riesce ad infilare dentro, Capano vicino a lui, Parisi viene servito. Parisi ancora, Capano, ancora fallo laterale. Capano, sale Parisi, cambia gioco per il suo capitano, pallone per Parisi, Parisi evita Raya, Parisi col destro al lato, il suo tentativo, Tisci si rammarica. Gambardella, il tiro lontano, cioè lontano, il tiro da lontano, a lato di testa, Capano per Parisi, gioco di gambe su Raya e Gambardella, Parisi, Giancola attento con i piedi, la devia in fallo laterale, Capano in qualche modo, Raya protegge l'uscita del pallone, Gambardella avanza quest'ultimo, il tiro testa. All'indietro Talotti di prima, passaggio per Gambardella col sinistro, ancora fuori il suo tentativo, Parisi, testa, blocca il pallone, il tacco di Talotti, pallone che non è uscito, Capano, non c'è fallo qui su di lui, Talotti per cui prosegue, tunnel a Spola, esce testa, Gambardella, esce ancora testa, porta vuota, Gambardella 4-2, si arrabbia tantissimo Parisi, azione un po' confusa, difesa non proprio perfetta per la Nereide. Gambardella, Gambardella, no look per Talotti che entra in area con il piatto, Cimmino allontana senza problemi, il tacco per Spola, ancora Capano, Spola ritorna, Gambardella, Cimmino, la rete di Gambardella, la tripletta per lui, cuori alla telecamera. ...5-2... cambio per le due squadre, esce Capano, anzi no, non esce nessuno per la Nereide, entrano Pugliese, Amodeo per Raya e Gambardella, esce Cimmino per Tisci,
Capano, spola, tisci. Parisi. Tisci. Capano non riesce ad agganciare. Decimo minuto, punteggio di 3-2 per di 5-2 per la Longobarda. Capano la devia fuori, Talotti con i piedi. Spola anticipa bene Gambardella, Parisi si ferma, il tiro di Gambardella. Capano col destro. In fallo laterale. Amodeo. Va via a Capano. Va via anche a Spola. Testa. Testa! La traversa! Marco! E tu hai trovato! Spola. All'indietro Tisci. Parisi riesce a recuperare, va via Capano. Il tiro deviato. Capano. Spola. Fallo laterale. Parisi. All'indietro Tisci. Tentativo di tiro. Talotti in qualche modo. Arriva Pugliese il pallone, il controllo di Amodeo, la rovesciata, bellissimo tentativo da parte del numero 7 Amodeo. Parisi va via Gambardella, non va via Pugliese, commette fallo, chiede scusa il numero 10. Parisi, pallone per Amodeo, di prima, Amodeo la parata di Giancola. Parisi ancora, Amodeo in qualche modo, Tisci lo stoppa, il pallone in avanti, Amodeo anticipa Parisi, Spola ritorna, ottimo l'intervento difensivo del numero 21, Spola 3 contro 1, Parisi Capano, 5-3 il punteggio. Non la faccio la foto che fa il 4. Ti stavo per dire, dopo ti faccio la foto che fa il 4. Allora dopo sputa. Amodeo, pressing di Capano, allarga il gioco, Gambardella. Amodeo! Non l'ha toccata testa. Non la prende Bellano. Testa però è più portiere me. Ovviamente. Chiunque più portiere me. Parisi. 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 Capano. Porta vuota 5-4 della Nereide. Ma che azione di Parisi. Spola. Perché ci sono queste polemiche? Ha già vinto, ma hai segnato, fai un attimo palle. All'indietro Pugliese riceve palla da Amodeo, spola, perde l'uomo Gambardella, sbaglia il passaggio Tisci, pallone per Capano, il dribbling su Pugliese, Parisi ritorna, lo scavicchio per Capano di prima, cercare. Non c'è fallo qui di Pugliese su Parisi. Gambardella, testa. Ottima azione di testa. Deviazione di Giancola. Calcio d'angolo. Ottima l'uscita di testa qui. Capano. Mette a terra il pallone Pugliese. La controlla bene e la allontana. Pallone ancora Preda. Degli arancioni, spola, pallone per Capano, una rovesciata Giancola, pallone che non è uscito, pallone buono Amodeo, Talotti, Tisci in qualche modo lo ferma, testa, ottima l'uscita del portiere, Parisi prosegue
Pugliese è più veloce di lui, fallo laterale per la Longobarda, Gambardella. Va via a Capano, ma c'è Spola in seconda battuta, con la punta allontana il pallone, Giancola non la riesce a bloccare, entra in area Capano a pressarlo, pallone che va a finire a Gambardella dopo il pallone per Pugliese, Spola al volo, Parisi di prima, Capano, il pallonetto, 5-5 della Nereide, un partitone, 5-5, ecco qua, quindicesimo minuto di gioco, Longobarda 5, Nereide 5, Pugliese, il tiro raso terra testa, uno dei migliori in campo della Nereide, Capano, autore del pareggio, il tiro ci ha provato Gusto, il palo di Capano, in stato di grazia il numero 7, ci sono i cambi, entrano Gambardella e Raia, esce il capitano Gambardella ed esce anche Talotti, esce Spola ed entra Cimmino. Amodeo, pallone per Gambardella, evita il nuovo entrato capitano Cimmino, Pasquale Gambardella temporeggia per il passaggio, una serie di finte, Cimmino va a pressare anche Amodeo, Tisci, buono il pressing su Pugliese, Raia cambia fascia per Gambardella che controlla prima col sinistro, Cimmino attento, non lo pressa, cambia gioco Gambardella, Raia sbaglia tutto, rimessa laterale per gli arancioni, Cimmino, pallone vicino, Tisci, sale Capano, ci prova Tisci, Giancola si inginocchia e para questo pallone, Amodeo, Gambardella fa salire Amodeo, Amodeo sulla destra, il palo esterno di Amodeo, rimessa laterale, calcio di punizione qui, Capano, Tisci, Cimmino all'indietro per Testa che ci prova, Testa Raia va a pressarlo, Parisi, Cimmino ottimo il pressing su Pugliese, recupera palla Parisi, Parisi, Raia, buona la sua azione difensiva, Capano, Parisi, il altro pallonetto, Amodeo salva tutto, fallo laterale, partita spettacolare, Tisci, Pugliese con la testa, Gambardella col petto, Pugliese sale, Cimmino lo pressa, Cimmino serve Capano in qualche modo, ritorna Gambardella e recupera questo pallone, ancora Cimmino, Parisi recupera il pallone, manda a sedere Gambardella, Parisi si siede sulla panchina dopo il fallo subito da Gambardella, Parisi, Parisi, questo va in porta. Mani sui fianchi per Parisi. Un po' di confusione in aria. Amodeo con Capano, Tisci. Cerca di andare via Pugliese. La rincorsa di Parisi, una deviazione. Pugliese si ritrova il pallone tra i piedi. Parisi col destro. Cimmino, Pugliese è troppo veloce, mette a terra Cimmino. Non c'è fallo qui. La panchina protesta, protesta anche Pugliese. Ammonito Pugliese. Entra in campo il capitano, entra in campo Talotti. Partita un po' confusa qui in questo frangente. Caffè Lasco tra due capitani, e qui 5 esci fuori, una brutta scena. Amodeo, pallone per Gambardella, Pugliese, Tisci, in qualche modo Parisi, non c'è fallo qui su di lui, Amodeo va via, Amodeo ancora, pallone per Pugliese, all'indietro Cimmino, 10 in pagella per lui, Raia, Gambardella mette a terra, Tisci in qualche modo consente l'uscita di Testa che cerca di colpire
cerca di colpire lo staff qui. Pugliese. C'è fallo qui tra. Mamma mia, 10, ma banna tu! Fa ballando! 10! Agito tu! Testa, scusami. Gambardè, Parisi entra in area, vuole un fallo qui, non c'è. Veloce, veloce! Rimessa dal fondo. Gambardella. Prestato da Cimmino. Una finta di passaggio per Raya. Sale Raya sulla destra. Raya il tiro. Buona. Testa e poi Tisci la deviano in fallo laterale. Raya. Pallone fermo. 20° minuto di gioco. Amodeo al cerchio di centrocampo. Si avvicina Raya. Parisi. Amodeo. Ottimo il suo stop. Amodeo, testa con una mano, Cimmino col petto, testa una mano di Pugliese. Secondo giallo per Pugliese, è espulso Marco Pugliese in questi. No, come è possibile? Allora, fatelo spiegare da là, aspetta. Allora, spiega la regola dell'espulsione. Entra subito, ci mettono la mano. Entra subito, fa un gol. No, no, ci aspetta, fa un gol. Per l'arbitro. Ah, subito un gol. 3 minuti gioca in 10, gioca in 4, ci vuoi non segnare, se segnate lui rientra subito. Ok, lui mi si zera. C'è il cambio, c'è il cambio pure ragazzi. Oh, chi è? Oh, allora c'è un cambio per ma faccio 3 minuti fuori di marcia. No, allora c'è qualcosa. Allora esce Amodeo, entra Talotti, Longobarda in 4. Vedi, giochi, tiro libero, spola. Vuole battere Tisci questo tiro libero. C'è anche testa qui, potrebbe provare lui. Toto di lì. Giulia, sì, Toto. 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 Tisci contro Giancola. Tisci, Giancola. Pallone centrale. Gambardella. Sale Gambardella, Parisi di forza, testa! Si allunga e para questo pallone. Tisci. Tiro libero sprecato. Cimmino sbaglia il controllo. Gambardella. Esce Cimmino. Rientra Spola. Talotti sul pallone. All'indietro Giancola. Che ha parato il tiro libero. Pallone per Gambardella che è uscito. Capano. Vedi, sono passati per Tisci. Spola. Vicino a lui c'è Parisi. Spola con l'esterno per Capano. Giancola. Spola, passaggio è giù, Simone è giù. Raya. Pallone buono. Parisi. Parisi. Il pallone. Capano. 6-5 per la Nereide. Una grande remontata degli arancioni. Possono riequilibrare le sorti in campo gli uomini della Longobarda. Dopo lo svantaggio. Raya. Talotti. Sulla destra. Pallone per Gambardella. Tisci pressa benissimo. Fallo laterale. Chiedo scusa. Gambardella per Talotti. Raya. Gambardella. Parisi, unico uomo in fase d'attacco. Giancola. Gambardella. Sale Raya. Cimmino. Spola. Non è Cimmino. Scaricato bene. Ammonito Capano. Ammonito Capano. Grazie gente. Dopo chiederemo il perché. Dopo chiederemo il perché dell'ammonizione. Ah, Pugliese. Talotti. Così ragazzi stasera. Giancola. Parisi va a pressare anche il portiere. Capano col destro 7-5 per la Nereide. Esultano tutti. Capano. Ma Parisi ancora lui. Che ha illuminato il gioco nel secondo tempo.
faccia di Cimino, ragazzi. Raya. Gambardella. Su di Lucia Spola, Gambardella in mezzo, Gambardella, l'altro. La faccia di Tisci. Talotti. Pallone morbido. Gambardella accenna all'uscita testa. Spola lo mette fuori area. Ottimo l'intervento di Spola. Gambardella ritorna. Parisi sale Spola. C'è anche Capano. Parisi. Capano. Col sinistro 8-5 della Nereide. Remontata e goleada degli arancioni. Cimino è senza voce. Cimino è arancione come la sua maglietta. Gambardella. Jenny, dai, spi. Giornata, parlate con gli organizzatori. Parisi, sale Parisi, pressato da Raya che gli ruba ottimamente il pallone, guadagna anche una rimessa laterale. Raya, all'indietro, Talotti. Amodeo, il tiro da lontano, testa, partita intelligente da parte della Nereide che... sebbene si sia trovata in svantaggio per lunga parte della partita, fino a che poi per tutto il primo tempo è stato in svantaggio, perché poi durante il secondo tempo hanno trovato il pareggio e poi il vantaggio, naturalmente la Nereide ha fatto di tutto per restare compatta e per non perdere lucidità. Testa è stato sicuramente fautore di questa spettacolare vittoria. Al momento Cimino altrettanto, che in questi ultimi minuti si sta sacrificando in panchina, ma in fase difensiva è stato eccellente, così come Spola, che ha lasciato a casa le sue velleità offensive per dedicarsi prettamente alla fase difensiva. Parisi un po' in ombra durante il primo tempo, durante il secondo tempo si è svegliato il suo talento e, come si può benissimamente vedere, ne ha ancora, mettendo a terra sia Talotti che il capitano Gambardella. Vuole battere testa? Batte testa. Metti all'addretto, che ribattuto. Ora ne recuperiamo due. Ora sono due. Ancora. Testa. Alla battuta di questo tiro libero. La rincorsa col destro. Testa! La rete del portiere della Nereide, il primo portiere a segnare in questa terza edizione del Crone per il 9-5. Della Nereide. No. Amodeo. Guarda, come è contento. Talotti. Raya. Ma tu lo sai, io non voglio tirare i tiri liberi. Talotti sale sulla destra. Cimino. Ah, c'è calcio di punizione. Che bello. Talotti la rincorsa, si allarga Gambardella, viene servito Gambardella col sinistro, il pallone per Amodeo, testa esce Amodeo, il pallone per Raya. Amodeo ancora al limite dell'area, si prepara al tiro, tutti all'indietro, gli uomini della Nereide, Gambardella, Raya, 9-6. Accorciano le distanze gli uomini della Longobarda. Spola, Tisci, pallone deviato, Amodeo da terra non riesce a proseguire l'azione. Spola, lo stop di petto, la rovesciata di Spola. Poteva essere un gol eccezionale. Esulta la Nereide per una vittoria bellissima e anche meritata. Mi sentirei di dire, Cimino, te la senti di parlare o mi infarto qua davanti? Dimmi cosa pensi, senza che io ti faccio domande.
Beh, una partita stratosferica. Abbiamo rimandato una grande partita contro avversari che secondo me saranno sicuramente candidati al titolo. Vi aspettavate di pareggiare, poi rimontare, addirittura vincere questa partita contro una delle favorite della vittoria del torneo? Se... non credevo in realtà in un risveglio così di Parigi, questo è il problema. Comunque l'importante è che ce l'abbiamo fatta e abbiamo portato gli altri 3 punti. Parigi però è anima di questa squadra, quando gioca lui tutto funziona meglio. Sì, sicuramente. Ringraziamoci mille, andiamo dal capitano della Longobarda. Capità, che cosa è che non è funzionato? Durante il primo tempo eravate andati in vantaggio, vi siete fatti pareggiare, così andate in vantaggio. Più che bene. Poi ci sono stati degli episodi, ma succedono. Mi sono fermato per fare una dichiarazione davanti a te, organizzatore del torneo, davanti a tutti. Ma in questo torneo non avremo pietà più di nessuno, perché giocare calmi, giocare a pallone come abbiamo fatto, abbiamo subito calci, gomitate, cazzotti anche nella partita scorsa, giustamente è pallone e noi, come hai visto, ci comportiamo bene, non parliamo, ma se lo subiscono gli altri e fanno peggio di noi, allora dirò alla mia squadra, da capitano davanti all'organizzatore del torneo, non avremo pietà più per nessuno. Rispetto per tutti, pietà di nessuno in campo, però. Si spera naturalmente senza in pietà. Bene, sempre in bene. Si spera naturalmente senza pietà per i gol, non per i falli. Salutiamo il capitano non polemico della Longobarda. E su questa inquadratura del numero 5 di fronte alla porta, salutiamo qui il lunedì del Crone.